Il centro per l'impiego è costretto a lasciare gli uffici del primo piano all'interno del palazzo della provincia di Via Miglia a Teramo. Dopo una prima richiesta di sgombero, il presidente della provincia, Camillo D'Angelo, ha chiesto al comune di Teramo di liberare i locali, sia per il futuro utilizzo dell'ente, sia per una questione di sicurezza, vista l'inagibilità dello spazio dovuta a delle infiltrazioni. Sebbene infatti il centro sia gestito dalla regione, è il comune ad occuparsi della parte logistica. Più di un anno e mezzo fa abbiamo chiesto di liberare le stanze perché la provincia aveva necessità di spazi in vista delle nuove assunzioni, oltre 90 ricordo le assunzioni di cui molti sono impiegati. Abbiamo chiesto anche perché c'era interferenza sia del personale dipendente che dell'utenza. Poi il caso ha voluto che qualche giorno fa, a causa di una rottura, di un'infiltrazione, queste stanze sono diventate inagibili. Pertanto la richiesta è diventata un'ordinanza, un obbligo, di sgomberare quei locali che possono arrecare, e magari questo non ce lo auguriamo, dei danni sia ai dipendenti che agli utenti. Quindi i tempi oramai sono strettissimi. Nei mesi scorsi il comune ha iniziato a cercare una sistemazione alternativa, un immobile in centro di almeno 450 metri quadrati. L'indagine di mercato avviata scadrà a febbraio 2025. Tra l'altro avendo parlato con l'assessore Sbraccia, che è già stato individuato un appartamento a qualche passo da Via Milli, da questa sede, quindi molto probabilmente tra qualche settimana avverrà questo spostamento. Ma l'auspicio è che l'assessore Sbraccia, come detto, e so che è persona molto operativa, molto concreta, in qualche settimana effettuerà lo spostamento. Se non sbaglio è solo 50 metri da qui, quindi sarà anche semplice fare questo trasloco. So che già sta trattando con la proprietà per opzionare i locali e quindi perfezionare il contratto. Sono convinto che in poche settimane si risolverà questo piccolo inconveniente. Sempre sul tema immobili, il presidente D'Angelo ha attaccato la regione per la mancata collaborazione dei lavori che dovrebbero permettere la riapertura della sala polifunzionale della provincia. La sala polifunzionale oramai è diventata una barzelletta, credo che ci siano motivi che diventano solo politici perché non possono essere tecnici. A 14 mesi dalla scadenza del certificato prevenzione incendi, la Regione Abruzzo ancora non provvede a rilasciare il nuovo certificato. Noi rimaniamo senza quella sala, non solo per la provincia ma soprattutto per la collettività teramana, utilizzata sia per le manifestazioni, per gli eventi, ma anche spesso la mattina dalle scuole, dai collegi docenti. Ci sembra inopportuno e inappropriato che quella sala polifunzionale rimanga chiusa per un misero certificato.